Signore e signori, è arrivato il momento di presentarvi il vincitore di tappa. È un britannico per il team Omega Pharma Quickstep. Ladies and gentlemen, Mr. Mark Cannonball Cavendish! Mark Cavendish! Con la bandiera del Regno Unito viene premiato in questo istante da Claudio Bocetti, sindaco del comune di Cherasco. Mark Cavendish, 101esima vittoria individuale per la sua carriera ciclistica. Il vostro applauso, amici del ciclismo. E allora attenzione, ci prepariamo alle brindisi. E sono 101, signore e signori, lui è Mark Cannonball Cavendish. Gentili signori, è il momento della vestizione ufficiale della maglia rosa destinata al leader della classifica generale a tempo del Giro d'Italia. Veste la maglia rosa dopo la 13ª tappa del Giro d'Italia un corridore messinese tesserato per Astana Pro Team. Signore e signori, Vincenzo Nibali! Vincenzo Nibali, lo squalo di Messina, riceve in questo istante il simbolo del primato, la maglia rosa, da Alberto Cirio, assessore allo sport della regione Piemonte, e da Alberto Balocco, amministratore delegato di Balocco. Magia, le suggestioni della maglia rosa sulle spalle di Vincenzo Nibali, Astana Pro Team. I fiori, la maglia rosa, il tripudio a Cherasco per Vincenzo Nibali della Team Astana. Allora attenzione, ci prepariamo al momento del brindisi, l'applauso di Cherasco per la Vincenzo Nibali, pioggia rosa a Cherasco per lo squalo di Messina, Vincenzo Nibali. Della vestizione ufficiale della maglia rossa destinata al leader della classifica generale a punti. Veste la maglia rossa dopo la 13ª tappa un corridore britannico per Omega Pharma Quickstep. Ladies and gentlemen, Mr. Mark Cannonball Cavendish. Mark Cavendish, Omega Pharma Quickstep, riceve la maglia rossa in questo istante dal commendator Giuseppe Piumati. Mark Cavendish indossa la maglia rossa e oggi ha suonato la quarta in questo Giro d'Italia.
Ancora un applauso, signori, Matt Cavendish, Omega Pharma Quick Step.